civile sarebbe l'applicazione del cosiddetto disegno di legge sulle intercettazioni. Le intercettazioni sono uno strumento di prova che viene utilizzato, credo, praticamente in tutte le inchieste. Tutte le inchieste di un certo rilievo. Chiaro che il crimine di strada, il rapinatore, lo spacciatore possono essere contrastati efficacemente anche senza intercettazioni, ma per determinate categorie di reato, soprattutto la criminalità organizzata, il terrorismo, la corruzione, le intercettazioni sono ormai imprescindibili. Per cui è vero che, come ci viene spesso ripetuto, è necessaria una tutela della privacy, una salvaguardia della riservatezza, che peraltro è un diritto sancito dalla Costituzione, però è anche evidente che il disegno di legge sulle intercettazioni, che sostanzialmente pone una serie di, non le elimina totalmente, ma pone una serie di ostacoli procedurali che sostanzialmente rendono vano l'utilizzo dell'intercettazione stessa. Il tutto appunto finalizzato a salvaguardare la privacy. Ora, è vero, le intercettazioni sono lo strumento più invasivo della libertà di un individuo che sono a disposizione del pubblico ministero che indaga. Però è anche vero che il soggetto imputato, indagato, ha molte garanzie. Innanzitutto perché non basta la volontà del pubblico ministero, ma è necessaria l'autorizzazione del giudice per indagini preliminari. Pensate che in Inghilterra i pompieri possono legittimamente compiere intercettazioni, peraltro senza neanche la necessità poi di comunicare i risultati all'interessato. Negli Stati Uniti ci sono decine di uffici di sicurezza più o meno segreti che possono altrettanto disporre liberamente dei tabulati, delle telefonate di tutti i cittadini, per cui forse il problema della riservatezza non è così evidente. Si dice anche che le intercettazioni costano molto, incidono molto sul bilancio delle procure, quindi per questo vanno tagliate. Questo è un dato che in assoluto può avere una certa validità, perché comunque l'intercettazione ha un costo dell'attrezzatura, che peraltro viene noleggiata, e ha un costo poi quello della telefonata, perché curiosamente lo Stato quando intercetta paga il costo della telefonata intercettata, che è una cosa strana considerando che i servizi telefonici sono dati in concessione dallo Stato ai privati, quindi forse il modo per tagliare i costi delle procure sarebbe diverso da tagliare lo strumento dell'intercettazione. E appunto anche con riferimento all'intercettazione possiamo utilizzare una metafora medica che utilizzo spesso il procuratore di Torino Giancarlo Caselli, che parla del divieto delle intercettazioni per la magistratura come paragonandolo al divieto per i medici di utilizzare radiografie e risonanze magnetiche, cioè invitando i medici a fidarsi dei tradizionali strumenti, che è grosso modo come se ricorressimo al berretto da Sherlock Holmes e a fare le analisi sulla pietra del tabacco. Questo può avere una sua rilevanza nel momento in cui appunto il crimine è un crimine di basso profilo, il criminale di strada, è lo scippatore. Quando siamo di fronte a economie, perché per quanto riguarda la criminalità organizzata dobbiamo parlare di economie con miliardi di euro, è praticamente impossibile anche solo tentarne il contrasto senza delle intercettazioni. Questo non è, mi rendo conto, un panorama particolarmente edificante, però credo che ci siano una serie di interventi che non sono interventi di grandissimo respiro, interventi che muovono i principi fondamentali come sembrerebbe destinato a fare la riforma Alfano, ma sono i principi molto semplici che abbiamo raggiunto in questa vignetta. Ora io non vorrei mai qualcuno fa paragonato Hitler a Fortunato, in tempi recenti essere vista brutta, non vorrei mai correre nello stesso destino. Questa è una storia americana di prima della guerra, dove Topolino e Pippo hanno la sfortuna di non essere arruolati nell'esercito e finiscono a fare i contadini, e il povero Pippo è un po' triste, dice che penso vada tutto bene, però non è una gran prospettiva, un po' come il sistema penale attuale, non è una gran prospettiva. Ma l'infaticabile Topolino gli risponde che ogni colpo di vanga aiuta a scavare la fossa di Hitler. Ora, in questo caso il colpo di vanga può essere dato a diversi livelli. Il primo è un livello, ripeto, molto poco poetico, a livello strettamente amministrativo. Noi abbiamo un sistema in cui il numero di magistrati e il numero di personale amministrativo è sostanzialmente pari a quello, e comunque in linea, a quello delle altre grandi democrazie europee. E spendiamo anche circa le stesse cifre, quindi i fondi per il comparto giustizia ci sono e vengono spesi.
spesi, il problema è come vengono spesi. Se, spero di no, se qualcuno ha dovuto avere a che fare con le avventure del calendario giudiziario, si sarà reso conto che anche per processi molto importanti un'udienza fissata lunedì che non si conclude lunedì può essere inviata anche a settimane di distanza. Ora, la prima cosa che viene spontanea è chiedersi per quale motivo non viene continuato il giorno dopo fino all'esaurimento del giudizio. Questo molto spesso accade semplicemente perché non ci sono le sedi a porte, cioè mancano le aule giudiziarie in cui svolgere il processo. Se sommiamo questo all'arretrato cronico del sistema penale, ci spieghiamo per qual motivo, se uno ha la sfortuna di incappare in un procedimento giudiziale, può anche avere una sola udienza che però si tiene sull'arco di settimane o addirittura mesi. Oppure le udienze non si tengono dopo le ore 14, quindi non ci sono udienze al pomeriggio, perché il personale di cancelleria e di segreteria termina il turno lavorativo alle 14 e non ci sono i soldi per pagare loro gli straordinari o per modificare il contratto, appunto permettendo di tenere udienza anche al pomeriggio. Un modo semplicissimo per ottenere maggiori fondi, notevolissimo risparmio economico, sarebbe quello di riscrivere completamente la geografia giudiziaria del nostro paese, cioè tutta l'Italia è divisa in circoscrizioni. Noi a livello penale abbiamo 165 tribunali, che è il numero più alto in Europa, e molti di questi tribunali sono sedi piccole, cioè che hanno in organico un numero inferiore a 20 magistrati. Ora, questo di per sé non è un problema gravissimo, il fatto è che in sedi così piccole si rientra nel vortice dell'incompatibilità, cioè se uno stesso magistrato svolge le funzioni di pubblico ministero non può svolgere le funzioni nello stesso processo di giudice per le indagini preliminari, con il pure di giudice per udienza preliminare, che quindi decide se fare o meno un processo, né di giudice poi del giudizio. E ovviamente questi requisiti si incrociano. Se poi teniamo conto delle ferie, delle maternità, degli infortuni, della malattia e di qualsiasi altro impedimento, le sedi piccole diventano sedi inutili. Per cui l'accorpamento delle sedi inutili causerebbe un gravissimo, un notevolissimo risparmio in termini economici e soprattutto sarebbe in grado di garantire una maggiore velocità al sistema penale. Quasi tutti in campagna elettorale si propongono la volontà di tagliare le sedi inutili, di accorparli e facendo diventare sedi staccate dei tribunali più grandi. Quando però si vincono le elezioni, visto che il tribunale, come tutti gli enti pubblici, diventa un serbatoio di voti, nessuno li tocca. Perché nei tribunali ci sono i magistrati che entrano per concorso, però ci sono anche cancellieri, segretari, gli uscieri, gli autisti, il personale di pulizia, quindi si crea tutto un microsistema all'interno del quale molto spesso, specie in certe zone del paese, si crea una situazione clientelare per cui anche il tribunale diventa un elemento politico, un bacino di voti, per cui poi nessuno provvede effettivamente a riscrivere in senso più funzionale la geografia giudiziaria del paese. Poi ci sono alcuni interventi che potrebbero svolgersi a livello strettamente normativo. In primo luogo perché in Italia soffriamo, per così dire, di un eccesso di contenzioso, cioè ci sono troppe cause, troppi giudizi, questo oltre al fatto che noi siamo abbastanza antipatici per malosi di nostro, quindi siamo facilitati ad avere cause e controcause, deriva anche dal fatto che ci sono moltissime previsioni sanzionatorie di reati che sono sostanzialmente inutili. Ci sono dei testi unici, cioè degli insiemi di leggi lunghissime che riguardano l'immigrazione, che riguardano le sostanze stupefacenti, che prevedono una serie altrettanto lunga di reati, i quali queste previsioni danno luogo ovviamente a giudizi su giudizi, al termine della quale la sanzione è praticamente impossibile. Se prendiamo il caso di un immigrato, il quale magari qui senza documenti, senza permesso di soggiorno, dopo mille traversie, nel momento in cui il soggetto è condannato al famoso foglio di via oppure un decreto di espulsione, costui esce dall'aula giudiziaria, fa perdere le proprie tracce e anche qualora venga ripescato, viene riportato davanti al tribunale, dà delle false generalità, o bene, non sapendo come se le paghe fossero vere, e noi rientriamo nello stesso circolo di prima. Anche in questo caso è efficace la metafora che parla a proposito dei tribunali italiani di montagne di carta, cioè montagne di carta che entrano sotto forma di accuse, di richieste di giudizio,
queste montagne di carta che escono senza che però di fatto la situazione si sia modificata. E per modificarla basterebbero anche alcuni interventi abbastanza limitati. Ad esempio, il sistema delle notificazioni, cioè della conoscenza degli atti all'imputato, è un sistema che non considera minimamente le nuove tecnologie. Ora, io dico nuove tecnologie, ma mi rendo conto che il telefono ormai non è più particolarmente moderno, e anche la posta elettronica o internet ormai sono abbastanza di uso comune, però non sono praticamente considerate. Basterebbe peraltro permettere che le notifiche venissero fatte nei confronti del difensore o dell'imputato per guadagnare evidentemente tempo. Più in generale, il problema di fondo è quello che il nostro sistema, per come è strutturato, permette all'imputato che tiene dei comportamenti dilatori, cioè che mira a perdere tempo, a trascinare il processo più a lungo, perché venga poi premiato con la prescrizione, gli consente una serie di vantaggi, ad esempio determinate nullità, cioè degli errori procedurali che possono causare appunto la nullità del giudizio e il ritorno del giudizio al grado in cui la nullità si è verificata, possono anche essere tirate fuori dal difensore in Cassazione, cioè dopo due gradi di giudizio e nel corso di un giudizio di legittimità. In Cassazione si accerta la nullità e si torna al grado precedente. Questo ovviamente comporta uno spreco di energie enorme. E allo stesso modo bisognerebbe chiedersi quale senso abbia, dopo una sentenza di condanna in primo grado o addirittura in secondo grado, quale senso abbia che vi sia ancora la prescrizione, dal momento che la prescrizione è un istituto che prevede che dopo un tot di tempo lo Stato, che non si è interessato a sanzionare un comportamento, non possa più fare il processo e quindi condannare un soggetto per questo reato. Se però si è avuto una sentenza di primo grado o addirittura di secondo grado, è evidente che lo Stato è esercitato la sua potestà sanzionatoria e quindi molto probabilmente bisognerebbe anche ripensare alla prescrizione in questo senso. Il lavoro, e concludo, va fatto, come diceva Patrizia, non soltanto a livello politico ma forse anche a livello più generale, per così dire, culturale. Da un lato cercando comunque di, per quanto riducendo la durata dei processi, di continuare a garantire quell'insieme di garanzie che sono fondamentali per un soggetto che viene sottoposto ad un procedimento penale. Dall'altro è necessario soprattutto che vi sia, in questo senso, una volontà politica forte, perché abbiamo visto i punti che molto modestamente ho suggerito non sono evidentemente riforme epocali, però sono riforme che davvero taglierebbero e di molto i tempi del processo. Non c'è però volontà politica. Sicuramente l'attuale maggioranza di governo ha una serie abbastanza lunghe, almeno quattro, di buone ragioni per non intervenire a questo livello e in un certo senso continuare, per così dire, ad approfittare di una situazione abbastanza disperata, una situazione di stallo. Quello che io non capisco, e poi credo me lo spiegheranno quelli che interverranno dopo di me, è perché talvolta anche dalle fila dell'opposizione non emerge questa volontà politica forte che porti effettivamente il sistema della giustizia italiana, civile e penale, ad avere tempi, tempistiche e garanzie degne di un paese occidentale, di un paese democratico.